Ciao a tutti ragazzi, io sono Matt e benvenuti in una nuova puntata di Dark Souls 2. Allora, nella scorsa puntata, ragazzi, avevamo scoperto MacDuff, che praticamente... Ah, si è spostato all'inizio, non l'avevo più visto, ho detto, che cazzo dove è andato a finire? Praticamente chiede il fabbro di Dax, uno dei fabbri di Dark Souls 2, che ci permette comunque di infondere le armi con alcuni aspetti e di renderle più utili, diciamo, non più potenti. In un certo senso sì, più potenti, ma solo certo... Ma solo contro certi mostri, non contro tutti. Allora, ragazzi, oggi, praticamente ieri, o l'altro ieri, non mi ricordo quando, ho fatto giusto una partitina così off camera, ma giusto per vedere che cosa mi aspettava prima di registrare. E praticamente ho perso tutte le anime, ma in modo abbastanza stupido. Ed ecco perché dovevo registrare, forse era per quello. Tanto è morto, io ci ho perso metà della vita per questo. Praticamente cosa è successo? Sono morto contro il boss che dovremo affrontare fra un po'. Stavo riandando a prendere le anime e sono scivolato. Qui. O forse più avanti, non mi ricordo, forse era più avanti. Ma tipo uno come uno stupido le ho perse quelle cazzo di anime. Cioè, cose che magari non mi sarebbe mai successo, mai e poi mai. Invece no, il giorno mi doveva capitare. Tumori. Ah, pensavo di prendere le barile e di esplodere in mille pezzi, ma comunque. Quindi abbiamo già usato il ramo profumato del passato e abbiamo liberato quel tizio dalla pietrificazione. Allora, vediamo di prendere meno danni possibile. Ho detto di prendere meno danni possibile. Ma perché voi dovete avere una spada così lunga, stronzi? Allora, cerchiamo di usare meno fiaschette Estus possibili. Poi, mica, la durabilità delle armi è veramente molto bassa. Cioè, tipo la spada bastarda fino al boss non mi dura. Ora faremo un po' alla 300. Tipo, c'è questo corridoio, se si può chiamare, questo ponte qui. E beh, ovviamente lui mi prende. Io ci metto 30 anni a fare l'attacco. Eccolo lì, lo stronzo che... Guarda, guarda come muoio perché non mi... Oh. Ecco, ma porca puttana! Oh, e non mi mollava quello stronzo. Io stavo premendo il pulsante per togliere la mira automatica e quel coglione non me lo toglieva. Ma perché tu devi essere così stupido da far esplodere un barile? Vedete, cioè, ho iniziato a giocare da 4 minuti, ho detto più parolacce, bestem... No, vabbè, bestemmia no, però... maledizioni che altro. Sì, ecco. Evito il colpo. Lui prende il barile. Non si fa un cazzo. Oh, ma mi stai prendendo per il culo. Cioè, ma dimmi te se mi devi far girare i coglioni. Tu, brutto obeso di merda. Oggi è il giorno degli incazzi. Ho capito come andrà a finire oggi la partita su Dark Souls 2. Meno male. Almeno ho recuperato quelle poche anime che avevo fatto. L'anima dell'immortaci tua. E morite tutti e due. E ho finito le gemme vitali, ovviamente. Se non le finivo prima del tempo, non ero contento. Poi io vorrei capire perché lui. Loro ci mettono un mezzo istante a colpire con quello spadone, noi no. Allora, vediamo un po'. Sì, ma una fiaschetta Estus direi di usarla. Però facciamo così. Sto già finendo le umanità. Ok. E avevo visto che rispetto all'altra volta c'era un fantasma in più da evocare, o un'ombra, o chiamatela come volete. Ed era quella lì. Abbiamo Belclair la che cosa? Non mi ricordo, l'ho letto di velocemente. Ecco, è Felicia la coraggiosa. Ah, la pellegrina, ecco qua come si chiama. Ok, possiamo andare ad affrontare il boss. Ora, io non mi ricordo se tipo... forse la resina dorata potrebbe esserci utile contro di loro. Non mi ricordo se fossero deboli all'elemento tuono. Vai. 197, boh. Non mi ricordo. Ora cade, guardala là. Dai, 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 che la uccido subito a questa stronza e me ne libero. Ecco, ma perché si tratta lui? Voglio capire. Salta su, rivieni su.
No, non scendo neanche se ti ammazzi. Ma chi sta attaccando? Ah, è perché questa cogliona. Ma ti pareva, ma ti pareva. Ecco, già che mi ha tolto tutta questa cazzo di vita. Ecco, ma perché devi cadere? Io. Dai, andate a ucciderla. Ma gli ha tolto almeno un po' di vita, 191. Ecco. Stiamo un po' lontani perché ovviamente sto rischiando di morire io. Perché devi mirare a me? Vabbè, mira a me, ti porto lontano dagli altri due e non mentre ti uccidono. Ecco, allontanati. Bravo, Matt. Più ti allontani e meglio è. No, 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 no. Non fare la stronza, mira gli altri, non rompere i coglioni a me. Vabbè, puoi mirare a me. Ok. Vuoi giocare così? Giochiamo così. Probabilmente morirò come un cane, ma comunque. Quanta vita ti manca, stronza? Ancora un bel po'. Dai. Sempre che quell'altra non si svegli e miri a me all'improvviso. Ok, un'altra via. Guarda se devo morire mettendo in pausa. Dai, dai che è morta, dai che è morta, dai che è morta. Oh, stronza! Pezzo di merda, finalmente, con un filino di vita. Quanto sono un noob, ragazzo. Quanto sono un nubaccio. Vabbè, è da un po' che non ci gioco. Allora, qua c'erano delle porte segrete, se non mi ricordo male. C'era un bel po' poi, tra l'altro. Ce n'era una qui. No? Forse qui? Sì. Dai, su, apriti. Apriti sesamo o sedano. Qua cosa c'era? Vediamo. Sempre che non ci siano non morti così usciti dal nulla. Figli del nulla. Allora, abbiamo un bel forziere. Vediamo un po' che cosa c'è dentro. Sembra che non abbiano cambiato i drop anche dei forzieri. Silenzio. Va bene, farò silenzio. Cosa vuoi che ti dica? Scendi giù. Allora, vediamo. Qui non c'è nessuna porta invisibile, lì lo stesso. Qui non avrebbe senso. Vediamo. Eccola lì. Dai, su, stronza. 36.000 anime. 36.000 anime mi permettono di fare parecchie cose. Sì, io direi subito di tornare a Majula, perché non vorrei perdere queste 36.000 anime come uno stupido. Allora, l'anima della sentinella che cosa mi faceva fare? Non me lo ricordo. Attenzione, porte invisibili che non servono a niente. Vediamo questa, se ha un cazzo di tesoro utile. Moneta rugginita. Va bene, come vuoi. Allora, vediamo se qui ce ne sono delle altre. Dovrebbero essercene delle altre, tipo anche al piano superiore. Poi andremo a guardare. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. La bellezza delle porte invisibili di. Sì, che cazzo sto correndo come Metal Gear Solid, come al solito. Allora, vediamo. No, qui non ce n'è. Lì dubito proprio di no. Qua c'era una porta invisibile, o qua oppure qui dietro. No. Dove cacchio era? C'era una porta invisibile qui. No, ce n'erano anche al secondo piano, però come cacchio le raggiungevo? Ora, io mi sembra di ricordare che non fosse la cosa più giusta da fare saltare così, perché si poteva raggiungere anche in un altro modo. Però qua io mi ricordo che ce n'era un'altra porta di quelle invisibili. Eccola qui, stronza. E qua c'era qualcuno, se non sbaglio, e infatti che morirà subito, mica uno di quelli che esplode. E troviamo acqua rossa. Acqua rossa. Cazzo ci faccio con l'acqua rossa? Allora, vediamo se riusciamo come saltavi così. Ma ne dubito fortemente di raggiungere. Proviamo a liberarci di qualsiasi peso. Ichebellino. Allora, vediamo un po'. Così. No. No, 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 no. Assolutamente. Allora, forse, forse, forse. Ho capito.
Fammi salire su. Ah, ecco, infatti mi ricordavo bene. Ho detto, mi sembrava strano che dovessi fare quel salto. Allora, vediamo un po'. Falconiere, nope. Falconiere. E poi pantaloni da falconiere. Perfetto. E qua abbiamo un osso del ritorno. Che non è bad, che non è bad. Allora, qua non c'è nient'altro, vero? No. Come suicidarsi? Parte 1. Allora, io direi che prima di continuare, sì, ma un ritorno al Falò me lo farei, e poi anche a Majula per aumentare di livello, non si sa mai. Ok, ragazzotti, allora, vediamo un po'. La spada, se non sbaglio, voleva il pezzo di titanite, quindi non ha senso potenziarla ulteriormente. Però stavo pensando, forse l'armatura. Vediamo se ho frammenti di fiasca Testus, non ne ho. E avanziamo di livello allora. Allora, io direi di innanzitutto aumentare. Oh, mi dimentico sempre. Ah, scusate un attimo. Rieccomi. Allora, dicevo che ogni cazzo di volta mi dimentico qual è il valore che va aumentato per il vigore. Per la. Sì, per il vigore, per la stamina. Allora, no, aumentare troppo la vitalità no, però aumentare la tempra di 5 livelli? Sì, direi di sì. Poi aumenterei. Aspettate un attimo, prima controlliamo, perché come vi ho detto la scorsa puntata. Allora, forse la scorsa puntata mi sono leggermente spiegato male. Sono andato un po' a controllare i termini giusti, perché ovviamente ho detto, boh, l'ho spiegato un po' male, meglio spiegarlo un po' meglio, no? Allora, questi parametri che vedete qui giù si chiamano i parametri di scaling. Sono i parametri di scaling, se ovviamente il mio PC resta fermo mi fa un favore. Allora, praticamente partono dal. Ovviamente dallo 0, dove non ha nessuna lettera, come per esempio qua abbiamo un trattino che sta ad indicare che nessun di questi parametri praticamente ha un bonus di scaling. Mentre parte da questo valore qui che sarebbe 0, poi c'è dalla E fino alla S, passando ovviamente E, D, C, B, A e poi S, e sono uno più forte dell'altro praticamente. Noi abbiamo per esempio il grado di scaling C sia per la forza che per la destrezza. Quindi praticamente la nostra arma ci dà un bonus di attacco fisico aumentando appunto la forza e aumentando la destrezza. Ovviamente più questo parametro è alto, quindi più si avvicina alla S, più avremo questo bonus, più alto sarà il nostro bonus. Quindi ovviamente se noi abbiamo una S in forza avremo molto più un bonus in attacco fisico molto più alto, o comunque se ce l'abbiamo in destrezza o negli altri parametri qui. Poi, ovviamente, qua ci sono altri quattro parametri diversi. Ovviamente il joystick si imputtana così senza motivo. Vabbè, io ce lo butto direttamente, tanto stiamo chiudendo la puntata. Allora, dicevo che qua abbiamo altri 4 bonus qui. Abbiamo il bonus da magia, il bonus da fuoco, il bonus da fulmine e il bonus da oscurità. Praticamente qui c'è già scritto tutto quello che dobbiamo sapere. Praticamente abbiamo magia, che non è più il parametro forza o destrezza a influire, ma è il parametro intelligenza. Poi vabbè, i parametri magici magari li vedremo un po' più avanti, perché adesso il mio personaggio è più melee che è magico, diciamo. Qua invece abbiamo fuoco che viene influenzato sia da fede che intelligenza, che sono i due parametri di attacco magico. Qua abbiamo invece fulmine, dove influenza appunto solo fede, e poi abbiamo oscurità, dove praticamente viene influenzato sia da fede che da intelligenza. Allora state attenti, perché sia oscurità che fuoco viene influenzato da sia fede che intelligenza, mentre da oscurità viene influenzato il parametro più basso tra le due caratteristiche.
Vedi, il fuoco invece succede l'esatto opposto, ovvero il parametro più alto, se non mi ricordo male, poi farò delle prove e vi dirò. In ogni caso, se per esempio noi abbiamo un'arma che ha come scaling sia fede che intelligenza, se abbiamo queste due caratteristiche uguali, entrambe influiranno sull'attacco dell'arma. Quindi potrete fare anche le vostre strategie basandovi su questo. Quindi rendere magari un'arma oscura e riuscire a farla influire, oltre che ovviamente, perché se noi per esempio rendiamo oscura un'arma, una spada o una cosa del genere, probabilmente avremo anche di scaling. Non si abbasseranno più di tanto, però si abbasseranno, state tranquilli, sia ancora di forza che di destrezza, ma avremo anche un bonus in più di oscurità. Quindi dovremo, cioè la spada avrà influenze sia oltre che dai parametri forza che destrezza, sia anche dai parametri fede e intelligenza. Quindi se questi due parametri sono uguali, avremo un bonus di attacco molto più alto. Per farvi un esempio, no? Io adesso come posso fare per tipo vedere il mio personaggio, le caratteristiche del mio personaggio? Ok, sto usando il mouse adesso. Allora, per esempio, io adesso ho intelligenza 3 e fede 3. Mettiamo il caso che la portiamo a livello 6, no? Quindi abbiamo un'arma di una spada, per esempio la spada bastarda di tipo oscuro, abbiamo che sia fede che intelligenza influenzano l'attacco dell'arma. Oltre a questa abbiamo sia la forza che la destrezza, quindi abbiamo aumentato di molto il nostro attacco fisico rispetto a quanto ce l'avevamo prima. Ora, detto ciò, sappiamo benissimo che... no, come cammini tu? Così... come dovresti camminare? Me lo spieghi? Ah, convinced! No! Non picchiarlo, stupido idiota deficiente cretino! Con invio parli, il tasto più inutile del mondo. Allora, vediamo un po', avanza di livello. Quindi mi ha detto che abbiamo forza e destrezza per il momento, quindi io direi di aumentare la destrezza tipo di due livelli. E poi magari vediamo un po' l'adattabilità. Sì, ci può stare, però a livello 10. Allora, volontà mi permetterà fra un po' di avere delle magie, però per il momento l'aumentiamo di un livello. Però farmi un'arma oscura mi intriga. Aumentiamo anche intelligenza, dato che ci siamo, poi vedremo. Perfetto, ragazzi, la puntata di oggi finisce qui. Noi ci rivediamo la prossima settimana, sempre su Dark Souls 2. Alla prossima, ragazzi.